Siamo con il presidente di Davines, Davide Bollati, che abbiamo intercettato al termine dell'evento di presentazione del bilancio sociale di CNA. Siamo qui per una chiacchierata in libertà, un po' come se fossimo al bar. E la prima domanda che vorrei fare è legata al 2013, che è un anno parecchio importante per la Davines, perché festeggia il 30° anniversario della sua fondazione. E ci spieghi un po' come è nata la scintilla di un'impresa di questo tipo a Parma e come si è evoluta poi nel tempo? Ma l'impresa è di base artigiana, mio padre e mia madre l'hanno creata veramente dal garage, e proprio come bottega artigiana. Da lì, vista la generosità, visto il coinvolgimento dei miei genitori, io mi sono preparato per seguire la loro generazione, quindi mi sono specializzato in farmacia. E da lì diciamo, sono partito. Diciamo, la prima intuizione, secondo me, decisiva è stata quella di fare un'esperienza internazionale. Quindi sono partito all'estero un paio di anni, ho imparato le lingue in Francia, negli Stati Uniti, e poi con un master anche di specializzazione. Quindi quando sono rientrato nel piccolo laboratorio, nella piccola bottega dei miei genitori, sono orientato con una grande volontà di fare la differenza. Avevo acquisito un sacco di informazioni importanti, avevo tante formule che volevo sviluppare, avevo un bagaglio di cose, di contributi da dare. E questa è stata sicuramente la prima scintilla. È un'altra cosa che personalmente mi ha incuriosito parecchio e che compare anche un po' in tutti i vostri strumenti di comunicazione, è questa fortissima attenzione per la natura e per la sostenibilità. Quali sono, in poche parole, le principali azioni che l'impresa concretamente attua a favore della sostenibilità ambientale? Abbiamo circa 20 attività basate alla nostra carta della sostenibilità. Sono attività legate all'energia, ai rapporti con i nostri fornitori, ai rapporti con i nostri clienti. Abbiamo dei progetti di riforestazione in diversi paesi del mondo, abbiamo dei progetti di costruzione di saloni ecologici a livello di arredamenti, anche a livello di pratiche per i nostri clienti. Abbiamo giornate della bellezza sostenibile dove raccogliamo fondi per appunto progetti di riforestazione in Brasile, Madagascar, Parco del Ticino, e continuiamo ad aggiungere progetti, perché poi la sostenibilità ormai da 10 anni è diventata parte del nostro modo di lavorare. E sempre in tema di sostenibilità ho trovato una citazione bellissima sul vostro sito che leggo: la bellezza salverà il mondo. In Davines crediamo sia davvero possibile grazie alla nostra visione di sostenibilità. Davvero la bellezza salverà il mondo? Ma sì, perché la bellezza è un modo di interpretare la vita con ottimismo, con un senso di responsabilità. Lavorare con una logica di bellezza sostenibile vuol dire credere nell'offrire una visione del mondo progressista, però virtuosa. Quindi una crescita virtuosa, con dei valori che lasceranno inalterate alle generazioni successive le possibilità di qualità e di buona vita che oggi noi viviamo, perché ovviamente con l'incremento demografico, 7 miliardi di persone nel mondo, con le risorse naturali che sono limitate, è ovvio che bisogna cambiare il nostro modello di crescita, e noi ci impegniamo molto per farlo. Tante cose le abbiamo fatte, tante le dobbiamo ancora fare. Adesso abbiamo il progetto di uno stabilimento nuovo che vorrà essere un modello di sostenibilità, ed è questo, diciamo, questa nostra attenzione ci dà molta determinazione nell'andare avanti, perché pensiamo che solo così possiamo meritarci una eventuale crescita, solo se offriamo al pianeta qualche soluzione migliorativa. Uno stabilimento che sorgerà comunque nel nostro territorio? Sì, sì, sì. Cambiamo radicalmente ambito. Abbiamo curiosato la presenza di Davines con i due marchi, Davines e Comfortzone, nei principali social network. Abbiamo visto che principalmente l'interazione maggiore proviene da persone non italiane, come se il pubblico internazionale fosse in qualche modo più preparato
a percepire i valori che Davide smette in gioco. È una strategia che rispecchia il mercato? È una percezione errata che in qualche modo abbiamo avuto? Oppure... No, è così perché il mercato di Davines è molto internazionale, siamo in 80 paesi, l'Italia è comunque un paese importante, è il secondo dopo gli Stati Uniti e quindi, diciamo, essendo l'80% del nostro lavoro in giro per il mondo, è normale che ci sono più presenze di nostri, diciamo, associati a livello internazionale. Malgrado la nostra piccola taglia, siamo riusciti ad avere un gruppo di fan internazionali molto molto fedele, quindi noi ogni anno ci troviamo in un paese del mondo diverso. Quest'anno siamo ritrovati a Parigi, eravamo in 1700 della tribù Davines che provenienti da 40 paesi e condividiamo valori che sono i valori umanistici, i valori di bellezza attraverso naturalmente tutti i codici di bellezza di Davines e facciamo la stessa cosa su Comfort Zone fra poco a Venezia. Ormai sono 15 anni che abbiamo attività di questo genere, la nostra tribù è molto internazionale. Io concluderei con un messaggio positivo per tutti i giovani imprenditori che si sono messi in gioco e cercano di fare impresa in un momento particolare come quello che stiamo vivendo. Un esempio eccellente è un'impresa familiare che è diventata leader nel suo mercato nel mondo. Davide Bollati, qual è il consiglio di un imprenditore? Il consiglio è credere tantissimo in quello che si fa, avere una grande passione per l'eccellenza, lavorare tanto. Oggi sono tantissime opportunità grazie appunto ai social networks, grazie al fatto che a un colpo di clic hai il mondo a portata di mano e quindi c'è la possibilità di accedere a una filiera molto, molto importante. Il mondo è in buona salute a livello generale, economica, nel senso che comunque tutti gli anni cresce, magari cresciamo un po' meno noi in Italia, però l'Italia offre valori, una cultura in tantissimi settori di eccellenza straordinaria, tutti ci invidiano e che spesso non riusciamo a valorizzare perché siamo un po' pigri, siamo un po' viziati, non sempre facciamo le scelte giuste, perché comunque per sapere stare al mondo intanto bisogna conoscere le lingue, quindi a volte bisogna uscire un po' dalla propria comfort zone, visto che si parla di, per poi rientrarci un pochino dopo. Bisogna sapere fare i passi giusti, sicuramente conoscere le lingue, questo è fondamentale per i giovani. Un giovane che oggi parla solo l'italiano è come se andasse in giro per il mondo con una gamba sola. Quando ha imparato le lingue, magari facendoti un'esperienza di un anno o due all'estero, rientri in Italia e cominci a valorizzare la tua passione, cominci a lavorare sul prodotto o sul servizio e ti dai obiettivi con concorrenti di eccellenza nel contesto competitivo e ci si riesce, però bisogna avere tanta voglia di farlo e molto amore a quello che si fa, quindi prima di tutto scegliamoci le cose che amiamo fare, perché altrimenti diventa molto difficile. Il messaggio per i giovani è chiarissimo, grazie mille. Molto piacere. E complimenti per te. Grazie mille a voi.